Buongiorno a tutti, ciao, ben ritrovati nella Yoga Farm. Quest'oggi è una pratica un po' particolare. Allo yoga ci si può avvicinare per innumerevoli motivi. C'è anche un motivo molto ben radicato nella vita di tutti i giorni, ovvero l'ansia. L'ansia, cioè queste sensazioni di blocco, di affaticamento che si manifesta magari quando sentiamo che dobbiamo fare tante cose, che non riusciamo, che c'è sempre qualcosa che non va, ci sentiamo davvero bloccati e alla fine da fare mille cose non ne riusciamo neanche a fare una. Quindi il consiglio è quello di rallentare un pochettino, vi consiglio di prendere qualcosa di comodo e buona pratica. Per la pratica di oggi ci faremo aiutare da un blocchetto come questo, da una coperta, in modo che possiamo mantenere la posizione a gambe incrociate per un po' più di tempo, magari proprio per alleviare la colonna vertebrale e le nostre ginocchia. Sempre importante avere le ginocchia al di sotto delle nostre anche. Iniziamo la pratica contro l'ansia con un esercizio di pranayama, Nadi Shodhana Pranayama. Andiamo a posizionare la mano sinistra leggera e morbida all'altezza del ginocchio sinistro. Con la mano destra andiamo a prendere un mudra chiamato Murji Mudra, Vishnu Mudra. Apriremo il pollice, l'anulare e il mignolo e manterremo le altre due dita, quindi l'indice e il medio, belle morbide all'altezza del palmo della mano. Il gomito, non troppo sollevato né troppo attaccato, una cosa abbastanza sciolta e normale. Ok? Andremo sostanzialmente ad inspirare da una narice, cominceremo dalla destra, poi chiuderemo la narice destra, espiriamo dalla narice sinistra, inspiriamo dalla narice sinistra, chiudiamo la narice sinistra ed espiriamo dalla destra. È molto più facile a farsi che a dirsi, però dovremo cercare di respirare in modo molto del tutto naturale, innanzitutto. Quindi non sforzare troppo e concentrarci sulla zona delle narici dove entra e fuoriesce il soffio dell'aria. Ok? Ok, andiamo a fare un bel inspiro, narici, ed espiriamo sempre dalle nuove narici. Ancora inspiriamo. Chiudiamo la narice sinistra ed espiriamo dalla destra. Ok, cominciamo. Inspiro 1, 2, 3, 4. Chiudo destra, apro sinistra, espiro 2, 3, 4. Inspiro sinistra 2, 3, 4. Chiudo sinistra, apro destra, espiro 2, 3, 4. Inspiro destra 2, 3, 4, chiudo destra, apro sinistra, espiro 2, 3, 4, inspiro sinistra 2, 3, 4, chiudo sinistra, apro destra, espiro 2, 3, 4 e così via. Inspiro dalla destra, chiudo la destra ed espiro dalla sinistra. Inspiro poi dalla sinistra. Chiudo la sinistra, espiro dalla destra.
un ciclo, destro, sinistro. Ci assicuriamo di completare il ciclo di Nadi Shodhana espirando dalla narice destra. A questo punto riposizioniamo la mano destra all'altezza del ginocchio e ci concediamo ancora qualche istante tutto per noi per lasciar sedimentare questa tecnica di pranayama che ha lo scopo di riequilibrare le nostre due polarità. Destra e sinistra. Sentitevi liberi di allungare il tempo di questo esercizio, può durare 5 minuti, un po' di più, 10 minuti, sempre in modo che sia tutto funzioni per il meglio, non ci sia costrizione, non ci sia sforzo, ok? E lo stesso vale per la fase seguente in cui, come dire, si lascia sedimentare questa tecnica e ci si siede su questo livello energetico che viene sviluppato. Okay? A questo punto andiamo a fare degli esercizi che prevedono appunto l'utilizzo del corpo. Nel pranayama noi staremo qui anche per sempre e andiamo sempre a mantenere il nostro supporto sotto i glutei e andiamo a fare un bel inspiro ed espirando ci lasciamo scendere verso il basso e lasciamo allungare le nostre braccia e mani verso il basso. Cerchiamo di non sollevare i glutei da terra, ma di mantenerli ben saldi sul supporto. Lasciamo andare, espirando, svuotiamo i polmoni e poi andiamo a posizionare la mano sinistra bene al centro. Ed inspirando solleviamo il braccio destro verso l'alto. Lasciamo scaricare buona parte del peso del corpo sul braccio, sul gomito, sulla mano sinistra. Possiamo anche rimanere così. E allunghiamo il braccio destro verso l'alto. E espirando torniamo. E ci risolleviamo. Inspirando. E sentiamo i primi effetti di questa pratica che vuole davvero rilassare e soprattutto la nostra mente. Ok, inspirando ed espirando ci lasciamo scendere verso il basso, ancora una volta lasciamo la testa penzoni verso il basso, lasciamoci accogliere dal suolo e poi andiamo a posizionare un pochino di più il braccio e la mano verso il centro, non c'è una vera e propria direzione. Al prossimo inspiro solleviamo il braccio sinistro verso l'alto, siamo a metà tra il cedere in avanti e l'allungo verso l'alto. Espirando, di nuovo riportiamo la mano sinistra a terra e inspirando ci srotoliamo verso l'alto. Ok, andiamo poi ad allargare divaricare le gambe. Non serve aprire come se fossimo dei ginnasti, continuiamo a mantenere il supporto del mattoncino sotto, molto utile. Allarghiamo un pochettino e andiamo a fare come
abbiamo fatto prima. Un bel inspiro, allunghiamo, i piedi rimangono attivi, vedete come sono le dita flessibili a martello, e poi espirando ci lasciamo andare verso il basso. Qui siamo molto vicini a quello che si intende per yin yoga, quindi quell'attitudine alla pratica dello yoga che prevede un completo annullamento del concetto di sforzo, di forza, per lasciare come dire, agire la forza di gravità che soprattutto in queste posizioni in cui ci flettiamo in avanti, la proiezione del corpo è quella di spalmarsi sempre di più. Okay? Quindi siamo molto vicini a questa attitudine. Come abbiamo fatto prima, posizioniamo la mano sinistra, il gomito, quello che preferite. Inspirando, solleviamo il braccio destro ed espirando lo andiamo posizionare poi sotto la mano sinistra. Io erroneamente prima l'ho spostata al centro, la mano sinistra, la manteniamo dove era prima. Quindi andiamo a fare una torsione bassa. Sentiamo questo corpo che dall'alto verso il basso vuole spalmarsi a terra, rendersi cedere totalmente. Riposizioniamo la mano destra dove era prima, ci allunghiamo di nuovo e poi andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Al prossimo inspiro solleviamo il braccio sinistro e espirando accompagniamo il braccio al di sotto del braccio, dell'avambraccio sinistro. Sentiamo questo allungo sempre più armonioso, sempre più consistente. Mandiamo un respiro alla muscolatura delle posteriore delle gambe che stanno lavorando. Ma se davvero noi ci avviciniamo con l'attitudine yin, anche la muscolatura dovrebbe poi rimanere rilassata. Ok, inspirando ci risolleviamo e a questo punto andiamo a piegare il piede destro all'altezza del linguine. Continuiamo, se vogliamo, a mantenere, magari giriamo, visto che siamo girati. Qui l'idea è quella di avere il ginocchio destro di 90 gradi rispetto alla gamba sinistra. E qui già in Shirshasana ci lasciamo andare verso la gamba sinistra, qui non è davvero tanto importante quanto le mani siano verso il basso. Qui diciamo la posizione prevede che la testa possa lasciarsi andare sul ginocchio, vediamo quello che succede. Ricordiamoci che se stiamo praticando questa sequenza perché vogliamo rilassarci e lasciare andare, quindi non è davvero tanto nello scopo andare a ricercare nuove tensioni. Ok, la testa si arriva al ginocchio bene, se no la lasciamo sollevata. Rilassiamo la zona cervicale qui. La tendenza è quella di incassarci in mezzo alle spalle, noi invece le spalle le continuiamo ad allontanare dalle orecchie. Ok, al prossimo inspiro ci risolleviamo, espiriamo, andiamo poi a rivoltarci dall'altra parte. Piede sinistro all'altezza del linguine, ginocchio destro bene rilassato, piede destro attivo, ci allunghiamo da questa parte. Lasciamo andare.
stiamoci lasciando andare. Come detto, la posizione delle mani non è davvero importante. Io potrei anche avere le mani qua, ma lasciare allungare il corpo bene verso la gamba. Ok, le mani sono solo un appiglio. Ok, al prossimo inspiro ci risolleviamo, espirando togliamo il mattoncino, ci posizioniamo a terra, o meglio con la schiena a terra, andiamo ad abbracciare le nostre ginocchia nella posizione di purificazione Apanasana. Sentiamo bene la schiena, la zona lombare, dorsale, ma anche la testa a proprio agio sul tappetino. Quindi andiamo a fare qualche piccolo aggiustamento se c'è qualcosa che abbiamo lasciato indietro, abbiamo perso. Ok, questa è una bellissima posizione per svuotare completamente i nostri polmoni. Io propongo spesso questa posizione che permette davvero, soprattutto nella zona addominale, di rilasciare tensioni, stress e in questo caso ansia. Ok, dopo un pochino andiamo ad aprire le nostre ginocchia, ad avvicinare le piante dei piedi e qui ci teniamo spazio con le nostre braccia in questo Supta Baddha Konasana, posizione della farfalla, delle gambe ad angolo, piegate ad angolo, con la schiena a terra. Qui ci stiamo sempre di più avviando verso un rilassamento totale, una distensione totale di tutto il corpo. Il respiro sempre morbido al centro del petto. E piano piano così andiamo a costruire il nostro Shavasana, andando ad allungare i piedi, ad aprire le palme delle mani verso l'alto, andiamo a trovare più punti possibili dalla schiena a terra. Ammorbidiamo il nostro corpo e poi battezziamo una posizione per mantenerla immobile per alcuni minuti. Io mi sono tirato su, ma chiaramente potete allungare molto di più questa fase finale da Supta Baddha Konasana a Shavasana, quanti minuti preferite. Vi consiglio, se vi è piaciuta questa pratica o volete andare anche un po' più in profondità e cercare di limitare questo livello di ansia, trovate un link qua sotto, sotto questo video. Si tratta di un video dedicato alla Yin Yoga, quindi andando in questo link vi potete iscrivere e ricevere nella casella email, chiaramente tutto gratuito, un video lezione di 45 minuti e anche un PDF, una guida di 7 pagine. E grazie, alla prossima.